Benvenuti ragazzi, video tutorial come invitare i vostri amici in Elden Ring. Allora, anzitutto andiamo nella mappa. Chiesa di Ellen. Questo perché alla chiesa di Ellen trovate Babbo Natale. Da lui dovete comprare io l'ho già comprato, quindi probabilmente non me lo fa più vedere. Eccolo qua. No, strumenti. Rimedio del dito torto invocatore. Ok ragazzi? Rimedio del dito torto invocatore. Rivela i segni di evocazione cooperativi e ostili. Potete anche poi comprare il corredo da creazione e craftarlo. Allora, creazione oggetti, una volta che comprate il corredo lo potete fare e come vedete eccolo qua, rimedio del dito torto invocatore, lo potete craftare. Serve il fiore di foglia madre, ok? Fiore di foglia madre lo trovate un po' dappertutto, eh? Adesso vediamo se in tempo zero vi trovo un fiore di foglia madre, eccolo qua. Ok, eccolo qua. Fiore di foglia madre, ok? Poi, come invochiamo i nostri amici per poter giocare in cooperativa? Allora, la prima cosa che consiglio, option, multigiocatore, triangolo, mettete una password. Questo cosa vuol dire? Che voi mettendo questa password, mettendo il dito e l'altro vostro amico mette il rimedio del dito torto, potete giocare insieme. Ok? Se no vi entra il mondo, per dirla in breve. Allora, come invitare il vostro amico? Andate vicino al falò. La cosa importante che dovete capire è: volete che il vostro amico entra nel vostro mondo per darvi una mano? Lui dovrà mettere inventario. Lui dovrà mettere il dito torto senza luce, ok? Quindi lui mette questo. Perfetto. Quindi Marco Drums entrerà a aiutare l'amico. Se invece Marco Drums vuole farsi aiutare, l'amico metterà il segno come ho fatto io e io nella mia partita devo mettere questo qui, rimedio del dito torto invocatore. Usa. Ok, mi rivela tutti i diti e gli amici che vogliono entrare a giocare con me. Facendo così troverete la scritta qua giù del vostro amico, ok? Gli schiacciate chiaramente sopra per invocarlo nel vostro mondo e apparirà nel vostro mondo, vi darà una mano. Una volta che muore lui, scomparirà dal vostro mondo e dovete fare ancora la stessa identica cosa per farlo ritornare ancora nel vostro mondo. Ok ragazzi? Chiaramente se volete far apparire qualsiasi persona togliete la password, così lui trova tutti quelli che hanno messo il simbolo in questo punto. Potete giocare a qualsiasi parte del gioco, tranne credo eccetto dei boss particolari o delle catacombe che dovete fare da soli, che sono tipo boss opzionali, penso, eh? Penso che i boss della storia si possano fare tutti in cooperativa e soprattutto l'esplorazione open world si può fare in cooperativa. Allora,
mi raccomando, multigiocatore, mettete la password, poi comunque lo trovate anche qui, vedete? Allora, il dito torto crea un segno per avviare una partita multigiocatore. Quindi se volete, ok, creare una partita multigiocatore, mettete il dito. Gli altri metteranno il rimedio del dito torto e troveranno la vostra partita, ok? Perfetto. Penso di essere stato abbastanza chiaro. Se così non è, scrivetelo nei commenti sotto il video. Diciamo che da Elden Ring è tutto, Marco Drums Games Tutorial vi saluta, vi consiglio e vi ringrazio se vi iscrivete al canale, attivate la campanellina, mettete un mi piace e commentate. Commentate sia se vi è servito il mio video tutorial per invocare gli amici nel vostro mondo, visto che un paio di cose come comprare quello e creare e comprare la sacca per potervelo creare, la pianta, non è proprio spiegato bene dal gioco, ma comunque quando voi andate sull'inventario è fatto talmente bene che vi spiega cosa fa, rivela i segni degli evocatori competitivi, crea il segno. Ok ragazzi, esatto, riporta a casa se volete uscire, consente di scrivere messaggi per altri mondi, basta mettere questo e potete scrivere qualsiasi prova. Prova amico. Ok, e lui mette giù prova amico. Va bene ragazzi, dai, da Elden Ring è tutto, da il Babbo Natale che vende le cose è tutto, da Marco Drums Games Tutorial è tutto. Ciao amici mitici e ci vediamo al prossimo video e le live di Marco Drums. Ciao.